Bigorra, mentre in questo istante ha avuto inizio il confronto ed il libero Figueroa a metà campo. Purebbu al centro, attenzione la parata di Osben sul tiro di Bentaula. Primo minuto di gioco, Dubo, Moscoso, quindi Janes, Moscoso ancora, lo ha fermato, la Sad, rete, all'ottavo minuto del primo tempo l'Algeria si è portata in vantaggio con la rete di Aga dei cileni, difettosa la parata di Serba che in seconda battuta riesce però ad impossessarsi del pallone. Ecco Janes ed è Guendouz che respinge il suo tiro, poi direttamente sul fondo si ferma all'ingresso dell'area, poi centra ed è il palo che respinge il traversone insidiosissimo di Magher, insiste ancora con... serve Kassel in area ancora per Povale, il tiro da sinistra, Kassel ancora, l'intervento Neira, poi Janes che si è liberato bene questa volta di Larb, Bensaoula, Assad ancora, tenta il tiro da lontano a ritardarne l'azione, ma Merzekhan cerca di riconquistare il pallone, finalmente ancora verso Mansouri, Assad la finta, Burebbu che in pissima zona del campo tenta il tiro, Moscoso, la deviazione di un giocatore algerino da deviare, mentre in seguito al calcio d'angolo c'è questo bel tiro al volo di Bonvalé, la splendida parata di Serba. 25, tenta il tiro, traversa un po' Janes, fallo di i sudamericani, Moscoso libera come può all'indirizzo di Bure, il gran tiro del giocatore Bensaoula e la palla come Burebbu, Assad ancora, rete, c'è stata una deviazione e al 31esimo Assad ha raddoppiato. Rivediamo Fergani ancora verso Magher, fallo di Neira in area verso Mansouri, la penetrazione di Mansouri eviterà il calcio d'angolo, si aggiusta la palla sul destro, rete, ha segnato Bensaoula al 35esimo, fuori gioco di Bensaoula, tenta il passaggio Dubo, Ahi che commette fallo, ci sarà il calcio di Moscoso, il suo tiro in diagonale, la parata sicura a terra, ricevuto da Merzekhan, ha commesso fallo l'algerino in danno del per l'infortunio di Assad che vedete in... dovremmo ormai essere entrati nell'ultimo minuto di gioco, il calcio di punizione ancora Bensaoula al tiro, la parata di Osben, protesta Bensaoula, ricordo di 3-0 in favore dell'Algeria sul Cile, si gioca da un minuto, Algeria 3 Cile 0. Nuovo inserimento di Bensaoula che potrebbe tirare a lato, estremamente aggressiva la compagine, il traversone, colpo di testa di Assad, la parata in avanti, molto bene per il tiro di Mansouri, respinto in calcio d'angolo, lo affronta Guendouz, Neira al tiro a lato in area, affrontato da Mansouri, non c'è fallo, Moscoso potrebbe tirare, preferisce mettere ancora verso Neira,
e ci sarà Moscoso che si incarica della battuta. La rovesciata di Curicci, riesce a superarlo, ancora Yanes in area di rigore, calcio di rigore per il fallo. Serba, rete, quindicesimo minuto del secondo tempo, al Carlo Tartiere. Ora l'Algeria conduce per 3-1. Mateneira, Serba a terra. Resiste alla carica di Fergani, appoggia verso Moscoso, il gran tiro di sinistro, alto sopra la traversa. Un frontbogliere temibile per la qualificazione al secondo turno. Maggera entra in area, inseguito da Soto, mette al centro la parata di Osben. Dubo, Moscoso, controllo problematico ed in effetti che supera Figueroa. Assad, una punizione che manda direttamente il pallone oltre la linea di fondo. Chiede Serba, Letelier, rete. Magnifico gol di Letelier al 27esimo del secondo tempo. Rivediamo il lancio in campo. Il gran tiro di Maggier, che avremo forse la possibilità di rivedere. Incune a Moscoso, è in area, il suo tiro respinto dal corpo di Guendouz. Nuovo calcio d'angolo in favore di una squadra sudamericana decisamente migliore in questa rivedere. Verso Ben Saoulà, che tenta la conclusione. Moscoso in area, concretizzare quanto di effettivamente molto valido avevano mostrato nel corso del primo. Conclusione di Assad, lanciato Ben Saoulà in area, Ben Saoulà potrebbe segnare, la deviazione di Osben. Al il tiro di Dalev, la parata di Osben. La nordafricana. E c'è ancora un intervento sospetto di Curicci in danno di Yanes. Ecco Yanes che conserva ancora il pallone, un bolide che va a superare di poco la traversa, ma ci sarà calcio d'angolo. Davvero un bel secondo tempo per Dubo al centro, per Soto, il tiro, la parata di Serba che ha avuto il contrasto di Letelier, si è acceso Neira, quindi il lancio verso Letelier che scatta prima che Ben Saoulà recuperi il pallone. Ancora Assad, non c'è fuorigioco, il tiro e il palo. Palo di Assad, evitato Curicci, e in questa una sola segnatura per qualificarsi matematicamente.